Buongiorno, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Allora, oggi andremo a realizzare insieme gli orecchini Anami, è il progetto del mese di maggio in collaborazione con il sito Semplici Bijou, dove potete trovare i kit per realizzare questi orecchini in questi colori e anche in altre versioni. Comunque trovate tutti i link di riferimento, come sempre, nell'info box sotto al video. Allora, per fare questi orecchini sono partita dall'incastonatura di un rivoli da 14 con Bicono, Rocaille e Super Duo. Dietro ho chiuso l'incastonatura con la tecnica Netted, quindi molto veloce e molto semplice da fare. Poi, come altro materiale, ho usato i cabochon doppio foro da 6 mm, perle da 3, Super Duo e ancora Rocaille. Nient'altro. L'orecchino è, come sempre, rigidissimo, bello piatto, bello compatto, ed è anche abbastanza grande come orecchino, come piacciono a me, insomma. Niente, non mi dilungo oltre perché il video è abbastanza lunghetto, quindi vi lascio alla lista dettagliata del materiale che ci servirà per realizzare questi orecchini, poi ovviamente al tutorial. Allora, per questo progetto ci occorrono rivoli da 14 mm, io sto usando la colorazione Light Sapphire. Poi ci serviranno Bicono da 4 mm, nel kit ci sono i Preziosa, in questo caso colorazione Turquoise AB2 Pear, e sono uno spettacolo. Poi ci occorrono 5 cabochon doppio foro da 6 mm per ciascun orecchino, in questo kit ci sono gli Etched Crystal Full Slipper It. Poi ci serviranno anche Rocaille 110 della Miyuki, queste sono le Duracoat Galvanized Light Powder, sono queste. Poi Super Duo, io uso le Powdery Light Gold, sono queste. Ci serviranno anche perle da 3 mm, colorazione che uso io, la Chalk White Vega Cluster. Ovviamente vi servirà anche un perno o una monachella con relativo anellino per collegarlo alla creazione. Come ago utilizzo un ago numero 12 e come filo Fireline da 0,15. La prima cosa da fare è quella di mettere sull'ago una Rocaille, un Bicono, un'altra Rocaille e una Super Duo. Ripeto poi questa sequenza per un totale di 5 volte, poi chiudo a cerchio ripassando in tutte le perline, faccio un doppio nodino e mi dovrò portare ad uscire da uno dei Bicono. Ora metto sull'ago 5 Rocaille, salto le perline successive e mi vado ad inserire nel Bicono dopo e tiro il filo. In questo modo si viene a formare il primo archetto, quindi ripeto questo inserimento per altre 4 volte. Terminato questo passaggio, ora sto uscendo con il filo dalla Rocaille centrale di uno degli archetti appena fatti. Metto sull'ago di nuovo 5 Rocaille e mi devo inserire nella Rocaille centrale dell'archetto dopo, quindi questa qua, e tiro il filo. Facciamolo un'altra volta insieme, quindi metto sull'ago sempre 5 Rocaille e mi vado ad inserire nella Rocaille centrale l'archetto dopo, questa, e tiro il filo. Quindi ripeto questo passaggio fino a completare tutto il giro. Okay, di nuovo sto uscendo dalla Rocaille centrale del primo archetto che ho appena fatto, questa. Posso prendere il mio rivoli e lo inserisco all'interno della lavorazione rivolto verso il basso e tiro un po' il filo. Adesso andremo a stringere l'incastonatura inserendo 3 Rocaille sull'ago, quindi prendo 3 Rocaille e mi vado a inserire come prima nella Rocaille centrale dell'archetto dopo, quindi questa, e tiro il filo. Di nuovo sempre 3 Rocaille sull'ago e mi inserisco in quella centrale dell'archetto di 5 dopo, questa qua, e tiro il filo. Ripeto questo passaggio fino a completare tutto il giro, poi ripasso alcune volte all'interno di tutte le ultime perline appena inserite finché non sento che il mio rivoli non sarà ben ingabbiato all'interno della lavorazione. Quindi, una volta incastonato il nostro rivoli, mi sono portata ad uscire con il filo dal Bicono, da uno dei Bicono. Ora metto sull'ago una Super Duo e mi inserisco nel foro superiore della Super Duo dopo e tiro il filo. Ok, prendo un'altra Super Duo sull'ago e mi inserisco nel Bicono tirando sempre bene il filo. Ok, quindi ripeto questo passaggio e completo tutto il giro. Terminato questo passaggio, ora sto uscendo con il filo dal foro superiore della prima Super Duo inserita, questa.
Metto sul lago un cabochon a doppio foro e mi inserisco nel foro superiore della Super Duo accanto. Tra le due Super Duo quindi metteremo un cabochon a doppio foro. Nell'altro spazietto sopra al bicono andremo a inserire una rocaille, un bicono e un'altra rocaille. E punto sempre nel foro alto della Super Duo accanto. Quindi ripeto in maniera alternata questi due passaggi e completo tutto il giro. Terminato questo passaggio, ora sto uscendo con il filo dal foro inferiore di un cabochon. Giro il lavoro perché dobbiamo lavorare sul retro, quindi metto sul lago 4 rocaille e mi devo inserire nella seconda rocaille, vedete questa qua, prima di quella dell'incrocio, e salto quella dell'incrocio e mi devo inserire in quella dopo, così. È più facile da fare che da spiegare, probabilmente. Comunque ve lo rifarò vedere. Quindi metto sul lago 4 rocaille di nuovo e mi inserisco nel foro inferiore del cabochon dopo. E tiro il filo. Metto sul lago 4 rocaille e mi vado ad inserire nella rocaille che precede quella di incrocio e in quella che segue quella di incrocio, cioè queste due. E tiro il filo. Altre 4 rocaille sul lago e mi inserisco nel foro inferiore del cabochon dopo e tiro il filo. Quindi procedo ad inserire le rocaille e completo tutto il giro. Bene, terminato questo giro, ora sto uscendo di nuovo dal foro inferiore del cabochon doppio foro. Metto sul lago 3 rocaille e mi vado a inserire nel bicono successivo, questo qua, e tiro il filo. Altre 3 rocaille sul lago e mi vado ad inserire nel foro inferiore del cabochon dopo e tiro sempre bene il filo. Quindi ripeto questi due inserimenti e completo tutto il giro. Ok, il giro terminato, ora sto uscendo con il filo dalla seconda rocaille dopo il cabochon doppio foro, metto sul lago 3 super duo e mi vado ad inserire nella seconda rocaille dopo il bicono, cioè in questa qua, e tiro il filo. Adesso metto sul lago 2 rocaille e mi inserisco nel foro superiore del cabochon e tiro il filo. Altre 2 rocaille sul lago e mi inserisco nella seconda rocaille dopo il cabochon. Quindi ripeto questi due inserimenti, anzi questi 3 inserimenti, e completo tutto il giro. Ora sto uscendo dalla rocaille che precede il cabochon. Sopra al cabochon andrò a inserire 4 rocaille, quindi 4 rocaille sul lago, e mi vado ad inserire col lago nelle 2 rocaille dopo il cabochon e tiro il filo. Metto sul lago una rocaille e punto nel foro superiore della Super Duo. Ok, altra rocaille e mi inserisco sempre nella Super Duo dopo. Rocaille ancora sul lago e punto sempre nella Super Duo dopo. Altra rocaille e mi devo inserire nelle 2 rocaille che precedono il cabochon, queste due. E tiro il filo. Quindi ripeto questi passaggi fino a completare tutto il giro. Completato anche questo passaggio, ora sto uscendo dalla terza rocaille delle 4 inserite sopra il cabochon nel passaggio precedente, questa. Metto sul lago una rocaille e una perla da 3 e mi devo inserire nella rocaille che precede le Super Duo, questa qua, e tiro il filo. Senza mettere niente sul lago, passo anche nella Super Duo e nella rocaille, nella prima rocaille successiva, questa. Questa qua. Sopra la Super Duo centrale andrò a fare un picco con 3 rocaille, quindi 3 rocaille sul lago, salto la Super Duo e mi vado ad inserire nella rocaille successiva, nella Super Duo e nella rocaille che segue la Super Duo, questa, e tiro il filo. Adesso metto sul lago una perla da 3
e una locale, e mi vado ad inserire nelle due locale centrali sopra al cabochon successivo, queste, e tiro il filo. Ok, ripetiamo questo passaggio un'altra volta insieme. Quindi sto uscendo dalla terza delle quattro rocaille inserite nel passaggio precedente dell'archetto sopra il cabochon, questa qua. Ora metto sul lago una rocaille e una perla da 3 e mi vado ad inserire nella rocaille che precede le super duo, questa qua, e tiro il filo. Senza mettere niente sul lago, ripasso anche nella super duo e nella prima rocaille dopo. Quindi di nuovo sopra alla super duo centrale vado a fare il picot con 3 rocaille e mi vado ad inserire nella rocaille successiva, nella super duo e nella rocaille dopo ancora. Scusate le solite campane. Ok, e tiro bene il filo. Adesso vado a mettere sul lago una perla da 3 e una rocaille e mi inserisco nelle due rocaille centrali sopra al cabochon successivo e tiro il filo. Quindi ripeto questi inserimenti e completo tutto il giro. Ora sto uscendo con il filo dalla perla da 3, metto sul lago due rocaille e mi vado ad inserire nella prima rocaille tra le super duo, questa, e tiro bene il filo. Senza mettere niente sul lago, ripasso anche in tutte le rocaille successive, quindi nelle quattro rocaille successive. Ok, quindi sbucco dalla rocaille che sta tra le altre due super duo, metto di nuovo sul lago due rocaille e mi vado ad inserire nella perla da 3 e nella rocaille che la segue, così, e tiro il filo. In questo spazietto tra le due rocaille andrò ad inserire un'altra perla da 3, quindi perla da 3 sul lago e mi inserisco nella 11 e nella perla da 3 e tiro il filo. Ok, rifacciamo questo passaggio insieme. Quindi sto uscendo di nuovo da una perla da 3, quindi metto sul lago due rocaille e mi vado ad inserire nella prima rocaille tra le super duo, tiro bene il filo e ripasso anche nelle quattro rocaille dopo senza mettere niente sul lago. Ok, sto uscendo dalla rocaille tra le altre due super duo, quindi metto sul lago due rocaille ancora e mi vado ad inserire nella perla da 3 e nella rocaille, tirando sempre bene il filo. Spazietto vuoto tra le due rocaille, inserisco una perla da 3 e punto lago nella 11 e nella perla da 3 dopo la 11 e tiro il filo. Quindi ripeto questi passaggi fino a completare tutto il giro. Okay, mi manca solo il cappietto, quindi mi sono portata ad uscire dalla rocaille centrale di questo archetto sopra le super duo, vedete questa, metto sul lago 4 rocaille e mi inserisco nella stessa rocaille dalla quale sto uscendo con il filo, solo dall'altro lato, quindi con il filo sto uscendo di qua, io mi vado ad inserire di qua e tiro il filo. In questo modo si viene a formare un cappiettino dove poi andrò a inserire il mio anellino, il mio perno. Vi do un piccolo consiglio: io nell'altro ho usato sempre 4 rocaille per fare il cappietto, però forse in questo caso ce ne starebbero bene anche 6, insomma, se vogliamo che il nostro anellino stia un po' più largo all'interno appunto del cappietto. Ora ripasso qualche volta all'interno di queste ultime perline inserite in modo da rendere il cappietto più stabile, più sicuro. Poi scendo all'interno della lavorazione, faccio il doppio nodino e posso tagliare il filo in eccesso perché il nostro orecchino è terminato. Ok, ho inserito anellini e perni e questo è il risultato finale, che a me piace veramente un sacco. Spero insomma che piaccia anche a voi e spero di vederne tante versioni realizzate. Mi raccomando, se li rifate taggatemi così riesco a vedere le vostre versioni. Vi ricordo che potete trovare ancora qualche kit disponibile sul sito di Semplici Bijou. Vi lascio come sempre comunque tutti i link nell'info box sotto al video e niente, vi saluto, vi mando
un bacione enorme e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!